come nasce l'idea di questa suggestiva escursione notturna sui monti di Rocca Mandolfi? Nasce come esigenza di far riscoprire questo luogo meraviglioso, i monti del Matese, in particolare il territorio di Rocca Mandolfi, e coniugare non solo natura e momento di sport, ma anche musica e cultura. Sono venuti a Rocca Mandolfi da ogni angolo del Molise per rispondere al richiamo di quel grande massiccio chiamato Matese, la grande montagna, madre di ogni molisano, simbolo identitario della civiltà sannita, della cultura agrosilvopastorale, ma anche di storie legate al brigantaggio. Ad innescare la bomba sensoriale, pronta a deflagrare a 1360 metri di altitudine, attraverso osservazioni astronomiche, l'ascolto di music ambient e le degustazioni dei sapori esclusivi di questo territorio, ci hanno pensato Nature Trek Molise in collaborazione con la Proloco di Rocca Mandolfi e l'azienda agricola La Pecorella Nera, all'interno di un fitto bosco millenario. Una bellissima esperienza da ripetere. Lo dicevo prima al mio compagno che è venuto con me, adesso in macchina sembrava di arrivare sulle Dolomiti. Preferisco di gran lunga stare qui in mezzo alla natura, anche farmi qualche chilometro, anche sotto la pioggia come è capitato oggi, però in fondo meglio questo che stare in discoteca, di gran lunga. Un improvviso acquazzone, mentre si raggiungeva Campo Le Fosse, ha tentato di rovinare la festa ai 30 escursionisti, accompagnati dall'esperta guida GAE Silvio Corona. Ma nessuno si è voluto dare per vinto e la bella serata tra amici ed amiche si è trasferita in piena notte al pianoro di Campitello di Rocca Mandolfi. Andrezzati sicuramente altri appuntamenti del genere, con un connubio appunto tra musica, natura e stazioni di prodotti tipici e in più tanto sport, tanta natura e tanto rispetto per la montagna e per la biodiversità che ci tutela dal riscaldamento globale. Come bisogna fare per conoscere gli eventi che state programmando? C'è una pagina Facebook Nature Trek Molise dove tutti gli utenti possono tranquillamente accedere e aggiornarsi sulle attività future.